Balotelli, che tipo di offese e insulti sono arrivati? Ma in realtà credo che arrivassero addirittura i versi delle scimmie. C'è un video che tra l'altro ha pubblicato proprio lui e si sente che in gruppo, insomma, fanno il verso della scimmia. Lui ti ha raccontato tutto questo dopo la partita? Guarda, io ero lì con la bambina in quei giorni e l'ho visto dopo la partita e praticamente era abbastanza, insomma, scosso, scusami per la voce. Non ti preoccupare. Scosso, nervoso e anche molto dispiaciuto, ovviamente. Sai, comunque non è il primo episodio, non è la prima volta che capita e sentirsi dire determinate cose fa male. Io ti posso dire che all'epoca quando stavo con lui, e torniamo indietro, insomma 7-8 anni fa, lavorando comunque in giro, anche serate nelle discoteche, mi è capitato che quando io entravo mi accoglievano facendo il verso della scimmia, perché in quel periodo stavo con lui. È capitato un episodio bruttissimo anche a mia figlia, e un po' di anni fa andava all'asilo e una bambina le disse: tu sei una negra di merda, porti le infezioni e non possiamo giocare insieme, non ci possiamo scambiare i giocattoli e non ti posso dare la mano. Quindi sono delle cose che fanno male. Mia mamma mi disse, e mia figlia mi disse: mamma, ma cosa vuol dire negra? E sai, in quel momento è difficile poter spiegare ad una bambina di 5 anni e, insomma, che ci sono queste cose così tristi ancora nel 2019. Questi ignoranti. Esatto, ignoranti. Ignoranti. Sono degli ignoranti. Esatto, sì. Purtroppo sì, purtroppo fa male, è brutto. E infatti io penso sempre che crescendo io mi auguro che questo fenomeno, ahimè, vada a diminuire. E anzi sono fiduciosa, no? Credo proprio nella maturità delle persone, in un cambiamento. Poi altre volte però ho paura perché penso, ahimè, magari Pia crescendo si può imbattere ancora in queste cose. È brutto. Ecco, adesso è brutto, parliamo perché proprio di Pia, perché Mario ha parlato anche di vostra figlia, no? E dice: ma cioè, io a mia figlia cosa gli racconto di questi? Poi lui, non so, li ha chiamati cretini, ignoranti, non so come li ha chiamati. Io li chiamo ignoranti e poco, e basta. Ma allora vediamo le dichiarazioni di Balotelli proprio dopo questo ennesimo caso di insulti razzisti. Sentite. So che non bisogna dare attenzione a queste persone, ma non si può neppure non sottolinearlo. Se non reagisco non succede nulla. Se mi dici scemo lascio stare. Se mi dici negro no. Non è un errore. È una cosa grave. Ho fermato il gioco perché basta. Mi sono stancato. Mia figlia stava guardando Verona-Brescia in TV. Fa il triplo più male. Anche a lei è già successo. Non può insultare un bambino così. L'educazione e il rispetto arrivano da noi adulti. Noi stavamo guardando la partita, per fortuna ha visto solo il primo tempo. Però allora c'era la bambina davanti alla TV. Alla TV. Esatto. Però noi la scena, insomma, di Mario che ha tirato il pallone per gli insulti non l'abbiamo vista. E meglio così, aggiungerei meglio così. Poi vabbè, la bambina ha visto l'intervista del papà in TV l'altra sera e tra l'altro poi piccolina comunque voleva consolarlo. Poco dopo subito le mandò un messaggio dicendo: papà, ho visto che sei offeso per questi insulti, per queste cose razziste. Mi dispiace, mi fa molto male per te, però sono stupidi non ascoltare. Tra l'altro puoi sentire anche una bambina davvero che non ha nemmeno 7 anni. Insomma, deve vedere, ascoltare determinate cose, davvero non è bello. Ma non è bello perché, come è capitato a lui, capita a tante altre persone. Capita nel calcio e non solo. Certo. Capita a scuola come è capitato a mia figlia e questo non va bene, assolutamente non va bene. Bravo. Mario, che cosa ha detto a Pia? Come, perché tu l'hai rincuorata, hai cercato di raccontarle e di spiegarle, anche perché questi insulti si sentivano tra cartelli che scrivono, striscioni e quant'altro e offese.
Urla, grida, eccetera, eccetera. Mario invece che cosa ha detto alla bambina? No, guarda, lui subito dopo non ha detto niente. Ha detto era molto nervoso, era provato, dispiaciuto, però non ha proprio accennato alla bambina dell'episodio, insomma. No. E l'ha scoperto, abbiamo visto l'intervista del papà, ha capito e poi le ho spiegato, ovviamente. Ecco, questi ignoranti, vediamo il nostro parterre dall'altra parte, Amantini. Questi ignoranti non si rendono conto che oltre a offendere direttamente una persona, ok, offendono tutta la loro famiglia e offendono tutta una comunità. Ma soprattutto offendono chi non c'entra davvero nulla. Bravissimo. Che sono i bambini. Assolutamente sì. Io purtroppo... In questo caso la figlia di Mario Balotelli e di Raffaella Ficco. Io te lo dico tranquillamente, non mi vergogno di dirlo. Mi vergogno di essere italiano quando sento che nel 2019 ancora ci stanno cori razzisti, il verso della scimmia. Allora... Perdonami, non facciamo di tutta l'erba un fascio, io non voglio adesso etichettare negativamente la città di Verona, però come diceva prima... No, non c'entra niente la città di Verona, attenzione. Attenzione, è stato detto questo, niente. Però... Sono dieci cretini. Io sono felicissimo che sia stato aperto un fascicolo dalla procura per identificare queste persone. Sì. Come diceva Raffaella, ognuno di noi deve cercare di migliorarsi, ma il problema... sono le istituzioni, Eleonora, fino a che non ci saranno pene e punizioni severe per questi imbecilli, il prossimo eviterà di farlo, perché se questi continuano, allora è stato detto dal capo ultra che Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza italiana, ma non sarà mai del tutto italiano, ma questa è follia, se non è questo razzismo, come lo chiamate voi nel 2019, questa è follia. Allora Fredella. Eleonora, innanzitutto Balotelli è nato a Palermo, quindi è italiano a tutti gli effetti, ha giocato nella nazionale italiana. Lo sport... Sì, ma su questo non è, cioè nessuno l'ha messo in dubbio questo. Innanzitutto, lo sport ma non, deve non mi avere... chiedo ancora oggi come no. sia possibile. Questi signori devono essere cacciati brava, e non bello, fatti bravo, entrare bravo, più in uno stadio. Bravissima, non sono devono idioti. Entrare più in uno stadio, in un posto pubblico. Esatto, è stato allontanato però, fino al 2030, se non sbaglio. Oggi si possono riconoscere questi idioti. Quindi il messaggio che dobbiamo dare a chi ci segue, che va allo stadio e guarda le partite, è che una parola di troppo in uno stadio viene intercettata perché ci sono telecamere, ci sono ma filmati. Ma guardate che quelli lì, Eleonora, però ci saranno sempre negli stadi. Secondo me anche il parlarne troppo fa male perché diventa un trend, come direbbe mia figlia nel linguaggio giovanile. Più se ne parla e peggio è. Bisognerebbe non reagire, fare fare alle istituzioni quello che devono fare. Secondo me facciamo bene a parlare. Guarda, non parlate tutte insieme. Raffaella non è d'accordo con quello che stai dicendo. Dobbiamo parlarne perché queste cose vanno combattute e devono diventare pubbliche. Chi lo fa deve pagare. E soprattutto Raffaella è stata una bravissima madre perché... comunque ha saputo sensibilizzare quello che è successo, ha seguito la figlia, insomma è stata vicina alla figlia per quello che è successo e quindi anche tutte le mamme dovrebbero fare una cosa simile. Sì, però io non ho capito perché Anna, scusami, perché Anna dice che non bisogna parlarne, non ho capito. Ciao, a proposito. Non ho mica capito, perché dici che non bisogna parlarne? No, non così tanto, come ho detto, è giusto che le istituzioni facciano poi quello che devono fare, quello che stanno facendo. Il capo ultra, tra l'altro, era già stato punito precedentemente, avrà il DASPO fino al 2030 e quindi cose erano già state fatte. E il fatto che si continua a parlare in questo modo, secondo me non facciamo altro che incrementare ancora di più questo odio razziale, perché la gente poi dice adesso va di moda dirlo e lo fanno ancora di più, non so come dirlo, per questo dico un trend. Tu sei prendo d'accordo una piega con quello negativa, che dice Anna? Cioè, no, io non sono d'accordo, sai perché? Perché se non ne parliamo tendiamo a nascondere il problema, per combatterlo non va affrontato. Brava. Se ne è parlato già tanto. E vanno identificati come idioti, cioè sono veri e propri idioti. Sì, ma non basta etichettarli come idioti, vanno puniti. No, ma vanno devono uscire da qualsiasi luogo pubblico. Ma certamente. Non solo dagli stadi. La procura ha aperto l'inchiesta. Perché quello che dicono dentro uno stadio lo dicono pure fuori. Esatto. E io, Anna, sul fatto di non parlarne,
Non lo so, non sono così d'accordo. Cioè, ma è diventato un caso clamoroso. Comunque diciamo una cosa, Eleonora. Capisco il tuo punto di vista, però tu ti rendi conto che... non è un esempio di giocatore, ok? Ma non stiamo parlando del giocatore. Aspetta. Non parliamo della persona da un punto di vista umano. Perché il razzista non è umano. Non si parla del giocatore, perdonami. Non stiamo parlando del giocatore. Se poi dobbiamo fare un esempio, parlare del giocatore. Allora facciamo una question sul giocatore. Parliamo del giocatore Mario. Di cosa stiamo parlando? Succedono tante volte questi casi di razzismo anche negli stadi, anche a livello europeo. Gli altri giocatori certo che sì, non se ne parla. Abbiamo la fortuna che di Balotelli si parla. Affrontiamo il problema, diamo voce a chi non ne ha. E soprattutto quel giocatore è anche un papà. Quindi questa è la cosa prima più importante. Tutto. È un essere umano. Anna, vuoi rispondere a... No, ci mancherebbe, ognuno dice quello che pensa, non voglio dire, voglio aggiungere altro. No, perché è un confronto il vostro che, devo dire... No, per l'amor del cielo, nel momento in cui si parla che c'entra il giocatore? Cioè, capisco più cioè, il problema che c'entra il giocatore, Anna, non che capisco. Ha Raffaella con la bambina. No, io non e ho quello problemi, giustifica quello bullismo proprio, visto che hanno detto determinate cose a Pia, quello che ha raccontato prima, secondo me è molto più grave che succeda... negli asili, negli elementari, pensa un po' all'educazione che ricevono a casa. Mi preoccupa meno allo stadio, perché gli sfottò gli stadio ci saranno sempre. Una volta gli dicono negro, una volta gli dicono figlio di buona donna, tua moglie ma è gravissimo, è una cosa gravissima. Nel 2020 comunque di un esiguo numero di persone che lo fanno, ma nemmeno uno dovrebbe farlo. Cioè, io sono una bella, io sono una gran tifosa allo stadio, non è che sento solo cuori negativi, è sicuramente più grave dirlo ad una bambina, però se ora io non l'avessi raccontato, onestamente, quanti episodi di questi succedono al giorno? No, non vengono risolti. Allora io dico, abbiamo l'opportunità, abbiamo un giocatore del quale si parla, magari non di tutti gli altri, il suo episodio è stato messo un po' più in mostra, allora affrontiamo questo problema, troviamo una soluzione. Abbiamo l'opportunità di poterlo combattere, ma perché non farlo? Abbiamo aperto una polemica, si è aperta una polemica con lui, si apre un mondo sul razzismo, ahimè purtroppo c'è gente tarata che nel 2019 non va oltre. È così, c'è poco da dire, guarda, è così, è un dato di fatto, cioè non lo dico io, lo vediamo tutti i giorni. Sì, ma non ho capito il calciatore Balotelli, non ho capito cosa c'entrasse. No, non lo so, lo devi spiegare Anna, cosa perché c'entra? Non capisco, Anna, mica. Non ho capito. Che c'entra il calciatore? No, ci mancherebbe. Dico, infatti, come ho detto, cioè, il razzismo, cioè, sono cose che vanno... Cioè, per carità, bisogna fare una campagna sempre a sfavore di tutte queste cose, ci mancherebbe. Però, dico, sono più, diciamo, vicina a un caso di una bambina che di... a Balotelli, perché non è né il primo né l'ultimo giocatore di colore che nella Lazio ci abbiamo, voglio dire, giocatore di colore e sì, continuiamo, anche la mia tifoseria purtroppo è negativa nei loro confronti e su questo però siamo tutti dico, d'accordo, cioè, sono dei numeri diciamo abbastanza esigui, non è che tutte le curve inneggiano al razzismo sì, no, cose dico, del ma genere. Perché noi vogliamo discutere su Balotelli uomo, persona? No, questo volevamo capire. No, per hanno fatto l'esempio, ha detto Balotelli non è un esempio. Esatto, ma hanno aggiunto di vista, al fatto perché... che sia di colore, anche il fatto che comunque non è una persona insomma non particolarmente simpatica, perché ha reagito. Ma questo è un tuo giudizio, eccetera. Che vuol dire? Allora tu vai per strada, ti etichettano in un qualsiasi modo. Tu praticamente cosa fai? Lo fanno oggi, lo fanno domani, lo fanno dopodomani. Tu ogni volta che li guardi sorridi e dici grazie, sorridi e dici grazie. Quindi tu accumuli. A un certo punto un non essere umano, come in tutte le cose, esplode. Bravo. Dobbiamo biasimarlo per questo? Bravo. Lo vogliamo portare al rogo? No, non credo. Cioè, secondo me la questione, ho capito a cosa ti riferivi cioè, adesso, contro, Anna. Contro cioè, lui Anna, era, secondo cioè me non un razzismo generico, ecco, dicevo, forse in quel sì, caso... Sì, però non è che ci possiamo nascondere dietro al carattere simpatico o non simpatico di una dire? Persona. Allora uccidiamo gli antipatici, portiamoli a rogo, uccidiamoli, dai. Cioè, sì, non è perché... Cioè, adesso... Io non conosco Mario Balotelli, francamente non so se sia simpatico o non ma non so che cosa c'entri sta cosa, non riesco a capire, Anna, se ti spieghi un attimo, no, se mi aiuti a capire. Te l'ho spiegato. No, dico, in no, questo non è... caso
non era solo razzismo, è un insieme di cose, si parlava di un derby. Comunque... Ma Anna, ma razzismo è razzismo, punto e basta. Cioè uno che dice una roba del genere è un razzista, punto e basta. Non è così, non è cioè, così. Non andiamo a cercare delle dietrologie, la simpatia. Non la vedo così, Leonora, ho detto io frequento gli stadi, so come sono le tifoserie, si dice una parola di troppo così, no, però no. Non mi sembra... Cioè, ma forse se ne è fatto un caso eccessivo. Questo è il problema però, Anna, che, nello stadio che viene ci permesso essere... di dire la parola di troppo, non andrebbe permessa la parola di troppo. Devo dire. Anche no, perché a Balotelli non è che gli hanno detto c'hai i piedi storti, non sai giocare a pallone, gli hanno dato della scimmia. Ma cioè, poi, ragazzi, scusa, ma, nello ma stadio deve parlare? Vigere la legge della sportività. La sportività non ha colore, non ha sesso, non ha razza, non ha... Cioè, la sportività è per antonomasia l'equilibrio. Ma se una persona a me mi sta antipatica, allora perché mi sta antipatica? Io cosa devo fare? Consultare quella persona? Quindi sono razzista in un altro modo. È pur sempre una forma di razzismo e di violenza. Dovrebbero essere sbattuti fuori dagli stadi. Sono queste le cose che dici a tua figlia, no? Cioè, che guarda, una parola soltanto, no? Può far male. Pensate che la bambina quando entrava a scuola, tu l'hai raccontato, ad un certo punto gli facevano il verso della scimmia. Questo no? L'hanno fatto allora, anche quello quando non era, quello non era lo stadio, quello era qualcun altro che era fuori da uno stadio in una scuola, ancor peggio, in una scuola. Per cui attenzione, certo. Attenzione perché i gesti sono fondamentali. Un gesto negativo... Non è solamente dentro una tifoseria, una curva, è anche fuori ed è quella la pericolosità. Attenzione! E se noi possiamo pensare che ma quella roba lì perché succede dentro uno stadio? No! No, non è così! Non è così, non può essere considerato così. Guarda, io all'inizio la vivevo con ansia, dopo questo episodio che è capitato a mia figlia, io stavo male quando lei andava a scuola. Poi ho parlato con le maestre, insomma, sai, sono bambini, può succedere, però perché è successo? Perché molto probabilmente a casa venivano dette determinate cose che non vanno dette assolutamente. Hanno detto, cioè. I genitori. Senti, cosa ti senti di dire a quei 10, quanto saranno stati? Balotelli ha detto 10 cretini. Cosa ti senti di dire? Che secondo me devono crescere, maturare. E prima di tutto devono avere rispetto per se stessi, perché queste sono persone che non rispettano nemmeno se stesse se non riescono a rispettare gli altri. Brava Raffaella, sai quanto ci tenevo ad averti qua stamattina. Grazie.